Vivrà se saprà rinnovarsi la città sull'acqua. Lo afferma in un libro dal titolo esplicito, Venezia vive, la scrittrice Angela Vettese, che da 18 anni risiede nella città lagunare e la trova più attraente che mai. Il servizio di Luca Colombo. Ma Venezia la vede un po', per restare in tema, moribonda, o ce la può fare? Allora, questo tema dei crani, in realtà, perché nelle civilizzazioni antiche la morte, festeggiare la morte era festeggiare la vita, e allora noi festeggiamo la vita. Reduce dalle orde del suo carnevale, Venezia fronteggia l'invasione delle gite scolastiche, aspettando il ritorno delle crociere. Da primavera in avanti è marea crescente, Venezia prospera e annaspa, Venezia vive. Il titolo spezza il cliché della morte a Venezia, manifesto programmatico e guida sentimentale, tre quarti di secolo dopo quella di Diego Valeri. Autrice Angela Vettese, storica dell'arte, già presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa, assessora alla cultura e al turismo fra 2013 e 2014. Veneziana per amore, come il poeta. Un amore in forma di città, scrisse Valeri. Venezia non muore di più di altre città europee con la sindrome della città d'arte, della città storica. Io qui in 18 anni ho imparato a vivere meglio e mi hanno offerto dei servizi per i quali vivo meglio. La Venezia in cui sono arrivata era peggio di questa, era una Venezia meno abitabile, anche perché nel frattempo è nata l'era internet, che aiuta molto una città pedonale. Per non stravolgere Venezia bisogna seguire la sua vocazione. La sua vocazione non è rimanere quello che è sempre stata nei secoli, cambiare. Venezia è tutta stratificata, è nata adattandosi a un territorio, il che significava cambiare il territorio. Non è retorica della dissoluzione il monito di Salvatore Settis, ancora uno storico dell'arte, ancora un libro, Se Venezia muore. Angela Vettese lo evoca. Vi coglie il rischio del Venexodus definitivo, messo in scena da agguerrite associazioni civiche. Il pericolo che un turismo quasi esclusivo, redditizio, vuol dire affari e posti di lavoro, ma anche selvaggio, non senza responsabilità interne, veneziane, con i picchi di giornata, i bivacchi barbarici, il contorno di abusivismo, disinvoltura fiscale, commerci pataccari a danno dell'artigianato, con l'espansione vistosa, perfino a Mestre, a Marghera ormai, dell'albergo diffuso, gli affitti turistici, riduca la città a fondale, abitato da poche comparse. Contagio dilagante. Venezia, dove l'acqua marca nettamente il confine tra centro antico e periferia, sarebbe solo la prima a morirne tra le cosiddette città d'arte. Venezia né mummia né Luna Park. Tra questi estremi c'è quella parola abusata, forse anche vuota, sostenibilità o contemporaneità sostenibile, che però è così importante per Venezia. Diciamo che mummia e Luna Park sono due sinonimi. Cioè, se noi fermiamo lo sviluppo di Venezia, allora ne facciamo un Luna Park. Per non bloccare lo sviluppo di Venezia bisogna che la città sia sostenibile, cioè continui ad aggiornare se stessa, soprattutto da un punto di vista tecnologico e di attività culturali, sviluppare gli Atenei, sviluppare tutto ciò che ha a che fare con l'attività culturale, che riguarda il presente e non necessariamente il passato, e tutto quello che ha a che fare con una alta qualità del pensiero, perché qui la gente viene gratis. Se io chiamo il maggiore studioso di qualsiasi ambito, viene gratis, ha voglia di Venezia, il mondo ha voglia di Venezia, quindi diamogliela. Non azzarda dettagliate soluzioni tecniche Angela Vettese, tenta piuttosto uno sguardo contemporaneo sulla città, presupposto fecondo di ogni restauro delle pietre e della manutenzione della vita che ancora vi si svolge, di ogni sforzo modernizzatore per attrarre linfa nuova, imprese e residenti. L'alternativa salvifica al saccheggio traditore e miope non è il rimpianto postumo delle glorie del Leone. Angela Vettese vorrebbe per Venezia una concretezza visionaria, capace di reinventarla senza snaturarla. Il cambiamento percorre tutta la sua storia anfibia di barche e di ponti per farne a meno. Isola irriducibile, però ormeggiata al mondo. Venezia si è sempre adattata a